Eccoci, buongiorno, ben ritrovati con la rassegna stampa di 8 Channel. Andiamo subito a vedere i titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali. Cominciamo dal Corriere della Sera che apre sulla politica estera, quello che accade in Germania. Mi ricandido la quarta volta di Angela Merkel. Intanto in Francia c'è un balzo di Fillon nelle primarie a destra. La foto di centropagina del Corriere oggi è dedicata al Papa, vedete una foto bellissima: Papa Bergoglio che chiude la Porta Santa, ma lasciamo aperta la porta del perdono, ha detto Papa Francesco. Misericordia, parola nel deserto. A centro pagina, i corsi universitari online, un primato tutto italiano. Istruzione a Napoli, la piattaforma Federica, risulta la migliore in Europa. A piede pagina il derby delle emozioni Milan Inter Show pareggio dei Nerazzurri ieri al 92. Usciamo dal Corriere della Sera, prendiamo la prima pagina di Repubblica. Repubblica apre eh, sulle parole di Papa Francesco che appunto ieri ha chiuso la porta santa ma ha anche fatto un'apertura fondamentale al... All'aborto, sì, al perdono per donne e, e medici. È peccato grave, ha ribadito il Papa. Ma non ci sarà più la scomunica. Critici, vescovi, conservatori, si rischia di minimizzare. Dunque, adesso speriamo che non si banalizzi il peccato dell'aborto. Fatica a dire altro quella parte di Chiesa, settori minoritari ma comunque parecchio agguerriti che non vede di buon occhio i tentativi di Francesco di privilegiare la grazia sulla legge, lo spirito sulla lettera, la pubblicazione del documento, mi si ricordi, è misera, allarga il solco tra il Papa e i conservatori. L'analisi di Vito Mancuso, Francesco e l'amore più forte della legge divisi anche i ginecologi, gli obiettori frenano solo misericordia addirittura. Anche gli obiettori, i ginecologi obiettori intervengono, no pure semplice misericordia, le parole di Papa Francesco sull'aborto dividono i medici, ma sembrano comunque destinati a pesare poco sulle scelte dei singoli obiettori e non. La foto che vedete a centro pagina. Ishiguro racconta la sua creatura, il mio clone. Invecchieremo insieme. Hiroshi Shiguro insegna al Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Università di Osaka e da, dieci, da 16 anni lavora sugli androidi. Non sono semplici robot ma copie di esseri umani e tra due giorni porterà il suo doppio a Roma. Dunque lo vedremo anche nella capitale. Le nuove frontiere della scienza. E la politica, lo scontro tra Renzi e Grillo sul referendum, sui mercati cresce l'allarme per l'Italia, il Movimento 5 Stelle, il sì è un serial killer, Napolitano, ormai i toni sono aberranti, si infiamma dunque lo scontro tra Grillo e Renzi, in vista del 4 dicembre siamo oltre la dittatura, abbiamo di fronte dei serial killer di futuro, attacca il leader. Grillino. E il Premier Replica inventa una frase a effetto perché è nell'angolo sulle firme false. Napolitano avverte la sfida sul voto del 4 dicembre diventata aberrante, mentre la comunità finanziaria lancia l'allarme per la stabilità italiana in caso di vittoria del no. Saviano la rivincita, risarcito dai giornali che lo accusavano per Gomorra. E poi. Lo scenario di spalla le tre destre della Francia e la sinistra che non c'è. Equilibri cambiati in Europa dopo il primo turno delle primarie. François Fillon, lo vedete qua, contro Juppé, con l'eliminazione di Sarkozy, il più populista dei candidati. La battaglia per il ballottaggio delle primarie diventa una sfida sui contenuti prima ancora che sullo stile. Usciamo da Repubblica Nazionale, andiamo a vedere Repubblica Napoli. E siamo ai fatti della Campania Stadio, 90 giorni per un nuovo look. Gelo dell'Aurentis, arriva la mossa del Comune, via il primo lotto dei lavori, spogliatoi, sala stampa e omaggio a Maradona. Il club però snobba il progetto presentato da Palazzo San Giacomo. La collaborazione sembra a rischio, ma vediamo questo servizio. Partiranno alla fine dell'anno i lavori per il restyling dello stadio San Paolo di Napoli. Lo hanno annunciato questa mattina in conferenza stampa il sindaco De Magistris e l'assessore Ciro Borriello. I primi lavori, per un importo di circa un milione di euro, riguarderanno tribuna stampa, spogliatoi e sistema antincendio. L'opera di ristrutturazione dello stadio dovrebbe andare avanti fino al 2019 per un importo di 25 milioni di euro. Si parte a dicembre di quest'anno, dureranno 90 giorni e sono i primi interventi oltre un milione di euro che riguardano il tutto il corridoio che porta gli spogliatoi, gli spogliatoi gli impianti elettrici la tribuna stampa e un'altra serie di interventi significativi nel frattempo parte la progettazione esecutiva per gli altri lavori molto importanti che sono tutti i bagni i seggiolini e altri interventi che cominceranno immediatamente dopo finita l'ultima partita in casa dell'attuale campionato e così poi anche altri lavori che ci consentiranno nel giro dei prossimi complessivamente due anni di spendere tutti e 25 milioni. E ancora su Repubblica Napoli. I fatti della città, vedete questa è la rotonda Diaz. Stanno iniziando i lavori per il grande Albero o meglio Nalbero. Così si chiama la struttura, montati i primi 4 metri a capodanno ci sarà un palco aereo per i DJ, l'ultima idea per il 31 dicembre e il 7 cena VIP prima di aprire. Oggi i Vigili del Fuoco fissano il numero di ingressi consentiti, ma vediamo questo servizio. È stata avviata questa mattina la costruzione di un albero, la struttura che animerà il lungomare di Napoli in occasione delle feste natalizie. Una installazione turistica, non artistica o culturale, ha detto Pasquale Aumenta, il patron di Italstage, l'azienda che si occupa della realizzazione della struttura che sorgerà, terminato il cantiere, alla Rotonda Diaz. Abbiamo voluto eh, impostare un cantiere completamente aperto. Noi normalmente questi cantieri, in particolare quando ci sono delle criticità così importanti, eh, in particolare per la, le lavorazioni in, uh, in altezza, eccetera, si cerca di oscurarli di, per evitare che si vedano ma, magari delle, delle carenze, delle manchevolezze. Noi abbiamo voluto uh, in maniera chiara e precisa fare un cantiere che eh, stiamo definendo trasparente. Noi avremo un cantiere trasparente, aperto. Nalbero, rispettando il cronoprogramma, sarà pronto l'8 dicembre. La base è composta da materiali zavorranti, 150 tonnellate per aumentare la stabilità, afferma Giuseppe Morrone, direttore del cantiere. Un primo livello a 7 metri che riceverà ospiterà uh, un, un ristorante e ci saranno delle terrazze a 18 e a 30 eh, visitabile attraverso l'utilizzo di un ascensore, perché all'interno della struttura è previsto l'installazione di un ascensore eh, che permetterà al pubblico di raggiungere le quote 18 appunto, e 30 e godere, dello spettacolo, e godere dello spettacolo della vista di questa altezza. Bene. Dall'albero passiamo però alla Cumana, il treno è uscito dai binari, ieri paura per 40 passeggeri, doppia inchiesta, la Procura e l'EAV conducono le indagini, nessun ferito per fortuna, è il quarto episodio in un anno, il macchinista eh, che portava il treno ha detto mai successo in 35 anni di carriera, fortuna che andavo lentamente, guardate questa è la foto, il treno è uscito completamente dai binari. Un giovane a bordo ha dichiarato scintille, rumori sinistri, poi il convoglio ha perso stabilità. Tanta, tanta paura, ma per fortuna appunto ehm, si andava molto piano e per questo non si è ferito nessuno, altrimenti avrei dovuto raccontarvi un'altra tragedia. Torniamo sui fatti di Napoli, ma partiamo dalla prima pagina del Mattino, appunto Vedete, paura sulla circunflegrea, deraglia, un altro treno. E poi la cronaca, l'intimidazione al quartiere Arenella, auto bruciata al sacerdote, la pista dei loculi nei cimiteri, don Fratellanza e commissario della curia per le congreghe, i parrocchiani. Assicurano, non cederà ed è un giallo, resta ancora avvolto nel mistero questo Raid, ma ci vuole poco ad accendere i riflettori sulla vicenda perché il sacerdote proprietario della C3, oltre ad essere un personaggio stimato e conosciuto nella zona dell'Arenella, è anche un personaggio decisamente in vista, in curia dove ricopre appunto incarichi e deleghe importanti. Nel gennaio dello scorso anno è stato nominato commissario arcivescovile di ben 12 confraternite cimiteriali cittadine. Un ruolo delicato, forse anche scomodo, se si pensa che a Napoli c'è chi non smette mai di guardare ai cimiteri come un grande e lucroso affare. Su questa, su questa vicenda dovremmo avere un servizio? Ehm, no, mi sbagliavo. E allora andiamo a vedere l'apertura invece di oggi del mattino. L'inchiesta è sull'hotel Romeo. Indagati tre manager di Romeo, ipotesi di corruzione per una funzionaria della Sovrintendenza Capitolina e tre dirigenti del comune di Napoli. Vacanze gratis e regali per cambiare la destinazione d'uso dell'ex sede ANAC. A Roma andiamo a leggere. Dalla funzionaria della soprintendenza un parere favorevole al gruppo Romeo per sbloccare una pratica legata al cambio di destinazione di un edificio monumentale a Roma. Il tutto in cambio di un presunto soggiorno in un lussuoso albergo di Ischia per sé e per la figlia. È l'ultima accusa emersa nel corso delle indagini che puntano a fare chiarezza sulle presunte trame messe in campo in questi anni dal manager del gruppo Romeo, eh, che fa capo appunto all'avvocato Alfredo Romeo, eh, il cui nome però non risulta indagato. Un filone nuovo, accanto a quelli che riguardano il Cardarelli e il Comune di Napoli, che vede coinvolta Rossella Pesoli, funzionaria della sovrintendenza dei beni monumentali di Roma, finita sotto accusa per corruzione. C'è eh, chi si fa il bagno ancora a Napoli, le temperature di questi giorni lo permettono, eppure però insomma, è notizia, qualcuno li ha fotografati, si costruisce un albero, ma c'è appunto chi si, eh, ancora si fa il bagno nel mare di Napoli. Vedete la foto. E poi il caso il genovese, l'intervallo si fa in classe e protesta quasi 300 firme per un documento che contesta duramente il dirigente scolastico Mia Filippone, accusata di vietare gli studenti di uscire dalle aule durante l'intervallo e di proibire le assemblee plenarie. Accade al liceo genovesi di Napoli dove il confronto diventa sempre più duro. Andiamo nelle pagine interne. Il restyling del San Paolo ve l'abbiamo raccontato. Movida violenta, bande al seguito dei nuovi pusher. Dopo quanto è accaduto sabato notte, rivoluzione nel mercato dello spaccio. Così cambiano i clienti dei baretti. L'inchiesta del mattino. Ogni weekend raccontiamo aggressioni e rischi. Ormai sono eventi all'ordine del giorno. La gente chiede più vigilanza l'architetto Manuela Musso che racconta al mattino hanno iniziato a saltare sull'auto di un residente che cercava di tornare a casa, erano decine di ragazzi, sembravano scimmie impazzite e c'è tanta paura, Daniela Tricarico racconta una notte ho visto un tizio prendere il bullock e andare a spaccare il vetro di una smart, così, insomma non è semplice in questo periodo vivere anche al centro di Napoli, un albero ve l'abbiamo raccontato e questa è la rivolta del genovesi, appunto, che c'era in prima pagina, 300 liceali firmano il documento contro la pres del liceo genovesi, uno dei licei più antichi di Napoli. Usciamo dal Mattino di Napoli, andiamo a prendere il Mattino di Benevento. Sulla prima pagina in apertura la politica, Pio Europa in campo, il conservatorio, il Sala parteciperà al rilancio delle strutture sottoutilizzate o degradate della città, il comune gli affida la gestione di San Vittorino e dell'auditorium della Spina Verde, dunque il complesso eh, a Rione Libertà sarà gestito dal conservatorio statale di musica Nicola Sala di Benevento, lo ha stabilito ieri la giunta comunale su proposta del sindaco, il conservatorio, costituisce una delle eccellenze della nostra città. Argomenta Mastella, basti dire che conta ben 1200 iscritti, appena 50 meno di Napoli. E poi la sicurezza. Dolore e rabbia protesta per la rotonda Killer nell'incidente a valle di Maddaloni, ha perso la vita un 24enne di Sant'Agata dei Goti domenica mattina, tre feriti. La salma di Gabriele in attesa della decisione sull'autopsia. L'ultimo saluto forse avverrà domani, ma c'è tanta rabbia per questo sinistro mortale e per alcuni una tragedia annunciata con um, il rinvenimento ieri nel raggio di 100 metri dalla rotonda fatale mh, ancora di tanto sangue e troppi frammenti della golf sparati nelle campagne circostanti, quella che tutte le mattine come durante l'uscita di strada fatale occupa la stretta gola di valle di Maddaloni. E questa è la prima pagina del mattino di Benevento, vediamo all'interno... Ecco la morte di Gabriele, dopo il dolore scoppia la rabbia. L'agroalimentare, i controlli, uva fuorilegge nel Sannio, scattano le multe, la forestale commina sanzioni per 20.000 euro. Arriva il plauso del Consorzio e si fa sempre più forte la Convenzione. Che una politica vitivinicola efficace passa anche attraverso una precisa e trasparente tracciabilità e rintracciabilità del prodotto. Ed ecco allora che ehm, durante l'ultima vendemmia il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato, insieme al Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione e frodi dei prodotti agroalimentari, hanno avviato una intensa attività di controllo rivolta alla repressione delle frodi. Nel settore vitivinicolo. Gli accertamenti hanno interessato decine di automezzi che trasportavano uve da vino provenienti dalla nostra provincia, dalla provincia eh, di Benevento e da quelle pugliesi. Dalle verifiche effettuate sono state riscontrate diverse irregolarità a seguito delle quali emesse ben 46 sanzioni amministrative. Usciamo dal mattino di Benevento. Andiamo a prendere la città di Salerno. La città di Salerno apre con una notizia che apre uno squarcio sul voto, voto all'estero. È una salernitana che ha scoperto a Vienna anomalie sulle schede. Andiamo a vedere a pagina 2, si parla di. Non la troviamo la pagina 2, va bene. Andremo ad approfondire questa notizia nel corso della giornata. A cava auto tra i rifiuti trovati due veicoli in una discarica abusiva sotto il viadotto di Rotolo. E poi giovane superata da un artigiano conosciuto su Facebook a Monte Corvino Rovella, la cronaca. Le fonderie Pisano, ieri il vertice sulla delocalizzazione, Anche Polla tra i sei siti eh, che sono stati proposti alla Giunta regionale utili per eh, costruire la nuova acciaieria. Vediamo questo servizio. Salvati almeno per sei mesi gli operai con la cassa integrazione che parte oggi, le Fonderie Pisano si concentrano sul progetto di delocalizzazione e provano a rilanciare, presentando altri sei siti, sei aree industriali, tutte a sud della provincia di Salerno, dove si potrebbe costruire la nuova acciaieria. Oggi il vertice in Regione Campania, la presenza del vicepresidente Bonavitacola e dell'assessore alle attività produttive Lepore. Al tavolo, oltre alla CGL regionale con il segretario Amendola e provinciale con Francesca Delia e Anselmo Botte, anche il comune di Salerno con il sindaco Napoli e l'assessore Roberto De Luca. Sulle sei proposte avanzate da Ciro Pisano, con i suoi tecnici, vige il massimo riservo. Si vuole evitare quanto accaduto a Campania e a Giffoni, dove l'ipotesi di ospitare le fonderie ha sollevato proteste e polemiche. Le proposte dovranno essere ulteriormente. Dettagliate nel prossimo incontro e la Regione si è impegnata a garantire sostegno e mediazione nel processo qualora si riesca ad individuare tra queste proposte quella che soddisfa tutti i requisiti di sicurezza ambientale. Ormai è chiaro che le fonderie devono andare via da dove sono, no? ed è chiaro anche che va individuato un sito dove non troveremo accoglienza a braccia aperte, dove inevitabilmente vi saranno posizioni diverse. Di adesione e di critica. L'importante è che si individui il sito migliore possibile, cioè quello che a livello di collegamento viario, infrastrutturale, di impatto ambientale sia il più idoneo. Se ci convincerà l'azienda di una proposta e noi faremo le valutazioni del caso, evidentemente poi andremo avanti spediti su quella strada. Bene, torniamo sulla città di Salerno, un'inchiesta 36 anni dopo il terremoto. Manca un piano di protezione sismica, città impreparata, la commissione trasparenza pubblica il verbale dell'audizione dell'ex assessore De Pascale. Vedete a destra gli sfollati del terremoto del 23 novembre in questa foto d'epoca dell'80, erano tutti raccolti allo stadio vestuti e intanto arriva la proposta, serve una cassa unica per completare definitivamente la ricostruzione, questa è la proposta che la Regione Campania vuole sottoporre al Ministero per le infrastrutture, dunque una cassa unica dove far confluire tutti i finanziamenti per ultimare la ricostruzione in Campania. È un'idea un che si vuole sottoporre al Ministero, vedete il Ministro del Rio per competenza. Eh, per rendere disponibili subito, senza troppa burocrazia, i fondi che il governo comunque ha già sbloccato e sbloccherà con la prossima manovra finanziaria per mettere in sicurezza edifici pubblici e privati colpiti dai terremoti. La costituzione del tavolo tecnico voluto dal Presidente De Luca ha consentito in pochi mesi di sbloccare 31 milioni di euro che i 47 comuni della Campania attendevano da quasi... Dieci anni, soldi stanziati dal CIPE. L'idea adesso di una cassa unica è nata sulla scorta di un'esperienza simile già sperimentata in Basilicata, che potrebbe far confluire in un unico contenitore circa 130 milioni di euro, che entro gennaio 2017 arriveranno in campagna. Gli altri 200 milioni potrebbero arrivare in seguito con l'approvazione della finanziaria. E dunque ci sono ancora un po' di eh, fondi che devono arrivare per la ricostruzione, stiamo qui ancora a parlarne appunto alla vigilia del, dell'anniversario del terremoto, 36 anni dopo. E usciamo dai quotidiani di carta stampata, andiamo a prendere il nostro portale, 8pagine.it, partiamo dai fatti di Avellino perché ad Avellino continua la guerra delle scuole ieri è stata una giornata piuttosto eh, tesa, movimentata. La provincia dice che questi trasferimenti sono definitivi, gamba corta e risoluto, non cambieremo una decisione presa nell'interesse di tutti gli studenti, ma l'ordinanza non si cambia. Era l'unica soluzione che permettesse a tutti gli studenti di avere un'aula. Un Dunque la posizione della provincia è irremovibile. Dovrebbe esserci un servizio su questa vicenda che ieri abbiamo seguito dal mattino. Vediamo. Ad Avellino al grido no agli spostamenti sia sì, alle scuole sicure hanno marciato insieme fin sotto la provincia gli studenti dell'Amabile e del Mancini, più fermi oppositori del provvedimento di sgombero del liceo artistico De Luca. Che ha innescato un valzer di trasferimenti contestato proprio da tutti. Così si nega il diritto allo studio e, soprattutto, dicono, chiediamo certezze sull'agibilità e sulla vulnerabilità sismica degli edifici che andremo ad occupare. Noi lasciamo la scuola, sì, perché noi siamo studenti, siamo tutti studenti, ma almeno vogliamo la sicurezza di non finire in, una, in un edificio che poi ci cade a pezzi addosso. La nostra è una scuola che comunque ha la sua storia e quindi non, non è giusto per noi. Siamo solidali verso il De Luca, però non ci possono togliere la nostra struttura. Loro non ci stanno garantendo la sicurezza, come già ti ho detto, perché non sappiamo se l'amabile addirittura è agibile, ci vogliono mettere il mancini. Dicendo che il De Luca è inagibile, a questo punto neanche l'amabile lo possono mettere, perché è una sicurezza che non viene controllata da parecchi anni, accende due anni e non viene controllata da anni e più. Noi vogliamo semplicemente che a tutti sia garantito il diritto allo studio, alla sicurezza e allo, allo stesso tempo all'unità delle scuole. E noi soprattutto che siamo un istituto tecnico abbiamo bisogno dei laboratori. Al loro fianco anche docenti e genitori. In una situazione di emergenza il de Luca poteva essere allocato, metà da una parte in un istituto, una parte in un altro istituto. Qua si tratta di sconvolgere tutto l'organigramma. Sei scuole che vengono spostate. E i tempi sono da 3-4 mesi, non sono 15 giorni come dicono loro. E che vuol dire perdere un anno di scuola? Al termine della protesta i ragazzi hanno incontrato il presidente della provincia Domenico Gambacorta che ha ribadito la posizione della provincia è irremovibile. Ci chiedono i documenti delle sedi di Via De Concilis e noi daremo tutte le rassicurazioni previste, ma l'ordinanza è stata emessa e non si cambia. Bene, quindi continueremo a raccontarvi che cosa accade nelle scuole di Avellino che eh, appunto stanno vivendo una sorta di effetto domino per quanto riguarda il problema della sicurezza e dell'agibilità dopo il caso della media Cocchia. Appunto anche altri istituti, in questo caso istituti superiori sono, ehm, sono sta, si è scoperto che sono eh, inagibili o comunque mancano alcuni certificati per la sicurezza e dunque la provincia ha deciso di spostare gli alunni in altri istituti, ben sei scuole da spostare e questa è la conseguenza. Restiamo ad Avellino perché ehm, sulle grandi opere c'è stata la firma, l'accordo tra il sindaco Foti e il governatore De Luca, che hanno firmato l'accordo a Palazzo Santa Lucia, dalla Regione arriveranno 17 milioni di euro per completare le grandi opere e quindi chiudere, si spera, i cantieri nella città di Avellino. Vediamo questo servizio. Settimana scorsa l'incontro decisivo dal quale era arrivato il via libera alla firma, stamattina il sigillo sull'accordo di programma tra Regione Campania e Comune per il completamento delle grandi opere ad Avellino. Il sindaco Foti e il governatore De Luca hanno sottoscritto l'intesa a Palazzo Santa Lucia, accordo che porterà nelle casse dell'ente di Piazza del Popolo circa 17 milioni di euro, fondi che il Comune di Avellino aspettava da mesi e il cui stallo ha fatto ritardare soprattutto la chiusura del cantiere di Piazza Libertà ora potranno essere riqualificate le due fontane della Gorà cittadina e restituire la piazza nella sua interezza agli avelinesi ma non solo si potranno concludere anche i lavori decennali del tunnel con la ripresa degli interventi che interesseranno l'ultimo tratto del sottopasso e della metropolitana leggera, tutti i lavori che dovranno essere portati a termine entro il 31 marzo 2017 lo stesso accordo di programma prevede inoltre la realizzazione del nuovo arredo urbano di Corso Vittorio Emanuele la riqualificazione delle strade e delle aree intorno a Piazza Libertà, il completamento degli interventi di messa in sicurezza della Bonatti nel tratto che va dalla rotonda del Cimitero fino al nucleo industriale di Piano d'Ardine. Questa seconda tranche di interventi dovrà essere conclusa entro la fine del prossimo anno. I lavori pubblici nei grandi cantieri cittadini possono finalmente ripartire, dichiara soddisfatto il sindaco Foti. La chiusura dei cantieri restituirà un volto nuovo e maggiore agibilità al nostro centro cittadino. Vigileremo sull'avanzamento dei cantieri e sul rispetto dei i tempi facendo tutti gli sforzi necessari conclude Foti per chiudere gli interventi entro i tempi previsti Prima di chiudere una carrellata sulle notizie eh, in primo piano dello sport chiaramente partiamo dal Benevento, Giallo Rossi prove di Manchen Challenge è durato un istante al termine di Benevento Brescia si attende una prossima volta più importante vediamo di che cosa stanno parlando è il fenomeno del momento importato come sempre dagli Stati Uniti e che impazza sui social di tutto il mondo. Una specie di ibernazione istantanea come fanno al Grande Fratello, Freeze, che il mondo dello sport ha subito fatto suo. È una curiosità appunto che arriva dal campo. Torniamo sulle prime pagine dello sport. Andiamo a vedere che cosa accade ad Avellino si è aperto il meteo, un attimo di pazienza, eccolo qua. Sulla pagina dello sport di Avellino la scandone, il basket in primo piano, 300 volte per Sacripanti per il terzo posto con Caserta, alle 18 <coughs> la riferita integrale di Banco di Sardegna Sassari Sidigas, su 8 Channel 6. 9-6 e andiamo a vedere che cosa accade sulla pagina dello sport della Salernitana. Ecco qua, Salerno Sport. La voce dei tifosi, Sannino, potevi fare di più? La redazione di Granatissimi, 8 pagine, ha intervistato alcuni supporter della Salernitana. Vi consiglio di andare a leggere questi mh, articoli perché entrano proprio dentro alla tifoseria. Um, diamo voce ai tifosi Granata per tastare con mano gli umori della gente dopo il pareggio di sabato scorso a Latina ci sono pareri contrastanti ma una unanime preoccupazione in vista di una serie di scontri sulla carta molto proibitivi che potrebbero complicare il cammino della Salernitana con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. Vi invito a leggere tutte le notizie che sono sul nostro portale, ottopagine.it. E vi ricordo che l'informazione regionale di 8 Channel continua sempre in diretta alle 14.00 sul 696. Grazie per l'attenzione e buona giornata.